lo specchio e bloccando la conclusione angolata di Andrić. Torna in avanti l'Italia cercando di velocizzare la sua manovra adesso. Buona possibilità di tiro, gol! Gol di Campagna, Alessandro Campagna, pareggiato a parità numerica. Fallita l'opportunità dell'uomo in più, l'Italia ha segnato con azione manovrata, è la sua tipica azione, rinvio del portiere che fa velocizzare la squadra che si spinge tutta in avanti molto a Milanovic, possibilità di contropiede di andare a segnare addirittura con l'uomo in meno, contropiede di Campagna, Campagna arriva diretto a contatto col portiere e lo supera! Gol di Campagna con l'uomo in meno addirittura, 4-1, momento entusiasmante questo, dopo aver annullato il rischio dell'uomo in meno, l'Italia in contropiede ha lanciato Campagna, ecco che rivediamo ancora il gol alla realizzazione, 4-1 in favore dell'Italia, c'è il... c'è l'uomo in più, Sukno subisce il terzo fallo, quindi espulsione definitiva, dovrà essere sostituito il capitano jugoslavo, non potrà tornare, gol! Gol di Campagna che rimette in discussione ancora la partita, gol di Campagna con l'uomo in più, finalmente si torna a segnare con... l'uomo in più, l'Italia l'aveva fatto soltanto con Misaggi addirittura nel primo tempo, ha segnato Sandro Campagna con l'uomo in più, terzo gol per cercare di segnare, para il portiere, però è rigore perché il portiere ha sfondato la palla. 14 secondi, ecco l'azione, a 14 secondi dalla conclusione viene assegnato il penalty all'Italia, tiro di rigore, questa volta lo tira Campagna, non tira Ferretti, tira Campagna, mancano 14 secondi, gol, Campagna ha pareggiato sul rigore, e siamo a 9-9 e mancano 14 secondi alla fine. L'Italia è riuscita a riacciuffare una partita che a pochi secondi dalla conclusione la vedeva sotto di due. Che ancora fa girare la palla, è sempre con l'uomo in più. Palla sulla traversa. Penalti a nostro vantaggio. E ancora rigore. Rigore in favore dell'Italia. Ecco, il fallo è gravato a Vasovic. Quindi rigore in favore dell'Italia, possibilità di riportarsi in vantaggio, vediamo ancora Sandro Campagna, Fiorillo non se la sente più di tirare, lascia l'incarico a Campagna. Campagna dai 4 metri, gol di Campagna, è il terzo gol consecutivo di Campagna. Gli ultimi tre gol italiani sono stati segnati entrambi da Campagna, l'ottavo, il nono e il decimo adesso, che riporta in vantaggio la squadra italiana. Italia 10, Jugoslavia 9 a 37 secondi dalla fine del quinto tempo supplementare, significa primo tempo della terza.